17 aprile. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Gesù si è annunziato a giudei come il vero pane e la vera acqua, pane che sazia e acqua che disseta. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Lui conosce il cuore di quanti lo stanno ascoltando e per questo aggiunge: vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Gesù sa ciò che vi è in ogni uomo. Anche questa verità è affermata con somma chiarezza nel Vangelo. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Sulla conoscenza interiore ed esteriore, visibile ed invisibile delle persone e delle cose, si può applicare a Gesù per intero quanto il Salmo afferma di Dio. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle, di fronte, mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Dove andare, lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come la luce. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto per i tuoi desideri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. È come se Gesù per un istante si fosse dimenticato del discorso sul pane della vita e si rivolge ai giudei per svelare loro la relazione singolare che regna tra lui e il Padre. Essere di Gesù è un dono del Padre. Ieri il Padre ha dato voi, giudei, a Mosè. Ora vi vuole dare a me. Se voi vi lasciate donare e venire a me, io non vi caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Voi giudei non dovete cambiare fede, dovete dare verità, sviluppo alla vostra fede, anzi dovete dare continuità ad essa. Voi siete un dono di Dio. Dono di Dio dovete rimanere sempre. Cosa vuol fare Dio di voi? Un dono a me. Se rimanete nella vostra fede, voi entrerete nel circuito della vera vita. Se invece vi opponete a Dio e non vi lasciate fare dono, voi rimanete nella vostra morte. Sono io la vita di Dio per voi. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dio ha un grande progetto di vita per noi. Questo progetto vuole attuarlo, realizzarlo per mezzo di me. Questo progetto però non si può realizzare senza la vostra fede in me.
Voi vedete me, credete in me e avrete la vita eterna. Io vi risusciterò nell'ultimo giorno. Il discorso di Gesù è sommamente teologico. Il Padre prima ha dato i giudei a Mosè, poi a Giosuè, poi a Davide, ai profeti, ad ogni suo messaggero ed inviato. Il Padre ora ha mandato Gesù. A Gesù vuole donare i giudei. L'azione è tutta del Padre. È Lui che dall'eternità guida e dirige tutta la storia della salvezza. Loro non devono cambiare Dio, devono continuare a vivere nella logica e verità della loro fede. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la logica della fede.